Sì, grazie Presidente, colleghi. Io da un punto di vista tecnico sull'aspetto infrastrutturale, sinceramente ammetto una certa difficoltà, una certa ignoranza. Tuttavia vorrei sottolineare un aspetto che non è di secondo ordine, che è quello diciamo della salute dei cittadini. Mi tocca un po' fare il medico, quale sono e quindi vorrei sottolineare questo aspetto. L'impressione che ho in tutto questo ragionamento è che ci siano delle forti resistenze a valutare l'impatto sulla salute di questa opera. Sicuramente poi daremo la colpa all'inceneritore invece che all'aeroporto, ma voglio ricordare che due fattori di rischio per la salute, in termini ecologici, non sommano i loro effetti, ma li moltiplicano. Quindi il rischio di patologia nell'area, che è fortemente antropizzata, aumenterà in maniera significativa. Questo è un aspetto importante. È noto, tuttavia, che c'è a livello sanitario una sorta di grande resistenza a riuscire a fare delle mappature epidemiologiche, che sarebbero poi fondamentali per fare tutte le scelte di politica sanitaria, nelle varie aree. Vi faccio un esempio banalissimo: i referti epidemiologici che dovrebbero essere obbligatori da distribuire a livello di tutti i comuni, al momento non è possibile realizzarli perché manca personale nelle ASL, mancano gli epidemiologi che riescano a farli. Non si sa qual è la base di partenza rispetto all'impatto che avranno l'inceneritore e che avrà l'aeroporto. Giusto per dare un'idea, l'Agenzia Regionale di Sanità nel 2013 ha fatto una comunicazione al congresso dell'Associazione Italiana di Epidemiologia che dimostrava che l'area di Peretola, a parità di condizioni economiche, aveva un eccesso di mortalità da aeroporto. Quali sono le patologie da aeroporto? Malattie cardiovascolari, sono le malattie respiratorie, con numerosi ricoveri, eccesso di ricoveri, eccesso di rischio sulla popolazione, e sono una sindrome importante che determina cefalea, depressione e problematiche importanti nella popolazione. Io credo che vada anche previsto un monitoraggio in questo senso e credo che chi sceglie di, come dire, di rendere nocività e tossicità all'interno di un'area si debba anche assumere questa responsabilità. Noi non vogliamo assumerci la responsabilità d'avvelenare la popolazione. Chi lo fa oggi, cioè in questo caso la maggioranza, deve assumersi questo tipo di responsabilità e deve aver chiaro che ogni eccesso di mortalità che noi studieremo sarà oggetto di un'eventuale class action nei vostri confronti.